Bella a tutti ragazzi, sono Federico, bentornati su un mio nuovo video sul mio canale YouTube. Questo episodio si tratta di un altro degli episodi in cui vi faccio vedere delle nuove cose che ho comprato e vi spiego anche un po' la qualità dei brand, come vestono e anche la loro storia, il concept dietro di loro e dove anche comprarli. Allora, direi iniziare da un pezzo che ho comprato di recente di questo brand qua che è svedese, attenzione, quindi come Ikea, però non si tratta di mobili da montare. Ta-dan! Si tratta di un maglione del brand Common Sweden, spesso abbreviato CMMN. Maglione 100% lana, fatto super bene, collo molto largo, proporzioni che ricordano un po' magari i maglioni di Raf Simons, quelli più normali, tra parentesi, delle ultime stagioni. E poi questa fichissima tasca in maglia sul davanti, qui con la maglia che interrompe la striscia bianca e le iniziali CS di Common Sweden. Spero di poter presto postare una foto, un mio outfit con questo maglione addosso, sul mio Instagram. Maglia di lana veramente sembra di ottima qualità. Passiamo poi ad un altro pezzo. Si tratta di, eccoli qua, pantaloni, forse noterete il pattern laser, simbolo di K, della linea, già ho comprato dei pezzi, ve l'ho fatto vedere anche in un altro video, della linea di design italiano Danilo Paura in collaborazione con K. Jeans dallo fit skinny, super, veramente super denim, al tatto veramente è pazzesco, e appunto c'è una lavorazione laser, quindi prima lavano il denim e dopodiché con un laser fanno comparire questo pattern con la stampa del logo di K che si ripete dappertutto, quindi sia sul davanti che sul retro. Questi vestono, mi sono provati, vestono parecchio stretti, sono una taglia 30, quindi se volete comprarli vi consiglio di una taglia in più e comunque si rimarranno skinny, guardate la gamba, addosso questo è parecchio, vestono parecchio stretti. Questi hanno un prezzo di 220 euro, ma la qualità del denim è veramente pazzesco. Quindi questo è un altro pezzo. Passiamo poi al terzo. Forse non so se l'avete già visto sul mio Instagram, ho scattato una foto con questa camicia di Prada prima di, insomma, registrare questo video. Si tratta di una camicia della stagione corrente, Fall Winter 2018, autunno inverno 2018, con questa stampa vintage d'archivio di Prada, che mi pare fosse della stagione 2011, che hanno riproposto con un mashup con sotto questa stampa con le fiamme, le vedete? Rosse, blu e nere. Il fit è molto largo, molto, diciamo, boxy, come si dice in inglese, vedete? È largo ma corto, quindi la maglietta, questa, quindi la camicia, ha un fit, una vestibilità molto vintage, tipo le camicie del bowling vintage degli anni 50 americane. E addosso sta veramente molto bene, secondo me. L'avrò già scattato sull'Instagram una foto con questa camicia, ve la metto qua in un angolo. Questo ha un prezzo molto alto, però vabbè, si tratta di Prada, quindi i prezzi sono quelli che sono. È completamente in cotone, quindi neanche seta, e ha un prezzo di 650 euro. Bananas and Flames Print di Prada per questa camicia a maniche corte. Adesso poi prendo il prossimo pezzo ed eccolo qua, giacca del brand. Vediamo se lo riconoscete in 5 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, l'avete riconosciuto? Si tratta del brand francese Drôle de Monsieur, di DM, quello che, di cui uno dei loro motti è Not from Paris, Madame. Fa roba veramente fatta bene. Questo è un, possiamo dire, un varsity, una giacca college, con qua ricamato questo 6 in ceniglia, veramente fatto bene, e con questo mix di colori veramente pazzesco, con un pattern sulla lana, questo in inglese si chiama houndstooth, spesso in italiano viene chiamato pied de poule. E poi una diversa di quella lana qua, col colletto bordeaux, e una diversa lana ancora sulle maniche, di colore beige cammello. Veramente molto calda come giacca, vi faccio vedere com'è aperta, e sta, può essere indossata molto facilmente con un sacco di pezzi. Molto molto figa, con questi toni, possiamo dire sul beige, che stanno bene con tutto. Inoltre la patch ulteriore sul retro è di un bel colore verde come il 6 sul davanti, veramente figa. Questo ha un prezzo abbastanza alto, sui 500 euro, tutta in lana ed è fatta in Portogallo, questa giacca di Drôle de Monsieur. E 1, e 2, e 3, tada! Pantaloni in velluto con zip su ogni tasca, attenzione, sia quelle sul davanti, tasche, sia quelle sul dietro, sul sedere. Questo velluto blu, non so se lo riuscite a vedere, patch qua del brand Aimé Londoré, che è appunto il brand newyorkese di cui vi già avevo fatto vedere, avevo preso altri pezzi qualche video fa, ve l'ho fatti vedere, perché fa veramente la roba super super bene. Questo è un prezzo parecchio alto,
potrei dire, però sono fatti veramente di Cristo. Anche qua i laccetti sono in metallo alla fine delle stringhe dell'elastico e recitano il brand impresso sopra. Anche sulla patta qua c'è un ulteriore zip. E qua sul lato c'è questo dettaglio figo che vedete, è una striscia sempre in velluto con un pattern, diciamo, paisley, che riprende lo stesso pattern di una camicia che vi ho fatto vedere già in un altro video, sempre di Emile Ondoré, che era questa qua. Quindi vedete, è un set completo appunto col pantalone, più strap, panty velluto, molto molto, possiamo dire, elegante, anche se alla fine è un pantalone da tuta, però ha una stilità stretta e questi colori molto eleganti, e si abbina con la camicia. 1, 2, 3, wow, fighissima. Si tratta di una maglietta del marchio di Nigo e di Pharrell, Human Made, il solito logo, slogan Dry Holes, il cuore è uno dei simboli del brand, ce ne sono vari, Human Made, e qua la scritta che recita Gears for Futuristic Teenagers. Maglietta molto soffice, è un misto, almeno al tatto sembra un misto cotone e lino, infatti. Questa ha un prezzo giusto secondo me per la qualità, è fatta in Giappone, contate, ha un prezzo di 85 euro. Sul retro qua ha un altro dei loghi, vedete, stampati dietro al collo, molto bella e molto carina. Vediamo poi un pick up per quanto riguarda scarpe. Le scarpe che ho portato, per lo sgomento di molti che erano tipo oh, oddio che schifo, e altri che sono piaciute parecchie, si tratta di una colorway nuova delle Skechers Stamina. Vi ricordate che ho portato quella colorway tutta grigia e bianca? E hanno questa colorway rosso fluo, quindi un arancio, e un giallo neon, che secondo me spacca veramente il culo. Queste costano pochissime, costano tipo 60 euro. Silhouette abbastanza cicciona, un po' ispirata magari al mondo del trekking, e appunto avendo questi colori un po' più sgargianti fanno meno, decisamente meno scarpa da turista tedesco o americano, e più qualcosa di magari mettibile per lo streetwear, anche se già il modello grigio che avevo prima, insomma, stavano bene con tutto. Scarpa veramente figa, molto comoda poi tra l'altro, a un prezzo bassissimo. Acquisto super giusto e super facile da mettere con qualsiasi cosa, magari pantaloni un po' più larghi, tipo dei Dickies, in questa colorazione un po' più giovanile, potremmo dire. Altro pick up per questo video, un pantalone in fleece, quindi in pile, Polartec, sempre del brand francese Drôle de Monsieur. Abbiamo un fit abbastanza, diciamo, regular, con alla fine degli elastici che vanno a restringere la vestibilità in fondo, delle tasche molto ampie davanti, dietro non ci sono tasche, e viene appunto in questo bellissimo colore beige, vedete, che è super facile da indossare, come anche appunto quei colori, quei toni sul marrone del bomber di prima. Ha un elastico in vita qua con una clip trasparente per regolarlo, e stanno bene con tutto, soprattutto questa vestibilità si possono portare un po' più bassi oppure un po' più alti, lasciando un po' un fit croppato per far vedere i calzini che portate sotto. Prezzo di 290 euro se non sbaglio, e questi tengono veramente caldo, quindi sono perfetti per l'inverno. Vi ricordo poi che trovate in descrizione il commento più in alto, il mio Instagram, quindi seguitemi, mi raccomando, e trovate inoltre anche i link a Crep Protect, che è il sito di riferimento dove prendo io dei prodotti che acquisto io per la pulizia delle sneakers, e in più c'è anche un link a Collect, che è un sito su base europea, quindi non pagate tasse né dogane quando comprate da loro, che vende da streetwear a sneakers a accessori completamente originale in condizioni pari al nuovo, quindi dead stock. Altro pezzo di Human Made è una giacca in costine, quindi in velluto a coste, bianca, con praticamente tutte cose disegnate come se fossero, che ne so, una tasca. Qua c'è la tasca vera, ma dentro c'è una specie di taccuino. La cosa figa è che uno vede dentro una stampa continua, non si interrompe dove inizia la tasca. Vedete, guardate, sempre dal brand di Nigo. Qua c'è una cartina, è una giacca da un po' tipo scolaretto giapponese. Qua c'è una specie di lattina con scritto dentro Human Made Water. E poi qua ci sono gli spallacci, perché? Perché sul retro ci sta disegnato ovviamente uno zainetto tipo Eastpak. Fatta super bene questa giacca per un prezzo di 310 euro. E infine un altro pick up dal brand svedese. È una camicia un po' oversize, a righe, con una taschina, bottoni, tra l'altro in madreperla vera, fatto super bene. E qual è la particolarità di questa camicia? Che sopra ha un cappuccio di cotone grigio,
Quindi c'è questa dicotomia tra la camicia formale a strisce, a righe, e questo cappuccio di cotone. Questa nella sfilata di Common Sweden era, diciamo, lo styling era assieme a quel maglione rosso che vi ho fatto vedere, quindi cercherò di fare un fit con queste due cose insieme. Secondo me stanno molto bene, poiché il maglione ha questo collo, vedete, molto ampio, in cui perfettamente potrà sbucare il cappuccio. Che dire, spero che in questo video abbiate imparato e abbiate conosciuto qualche brand nuovo che magari non è sotto gli occhi di tutti. Trovate i link per comprare la maggior parte di queste cose in descrizione, nel commento finale in alto del negozio dove l'ho prese. Direi che per oggi è tutto, spero vi sia piaciuto questo video e che abbiate appunto scoperto brand nuovi e imparato informazioni nuove, storie nuove sui brand che di solito indosso io. Spero che vi siano piaciuti i miei pick-ups, quindi i miei ultimi acquisti. Scrivetemi nei commenti, lasciate un commento e un like ovviamente, scrivendo qual è quello che vi è piaciuto di più tra le cose che ho comprato. Da Federico per oggi è tutto, grazie per avermi visto questo mio video, ci becchiamo prossimamente sempre qui sul mio canale e bella a tutti!